due punti persi, lo possiamo dire a voce alta, però non è quello il problema. L'importante è questo punticino, comunque muove la classifica, va bene così, è una classifica corta, non rispecchia sicuramente le nostre potenzialità. La posizione in classifica dell'Avellino non rispecchia le nostre potenzialità, però la cosa importante è stata la prestazione. Io ho visto una grande squadra, ho visto dei giocatori che ce l'hanno messa tutta fino alla fine, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, come dico sempre, perché l'Avellino è tornata. Presidente, è dubitosa. Novellino in chiusura di intervento poco fa ha detto vabbè, la sosta non voglio dire se arriva al momento giusto o sbagliato, ma servirà per sederci e capire cosa fare. Chiaramente è anche riferito a quello che succederà sul mercato. Assolutamente sì, ed è quello che l'area tecnica Novellino già stanno facendo in questi giorni. Prossima settimana porteranno sicuramente a segno, nelle prossime settimane porteranno a segno dei colpi. Novellino fa le sue richieste, l'area tecnica le valuta e la società non si tirerà indietro davanti alle responsabilità, quindi siamo pronti e ripeto, l'Avellino è tornata. È un finale di giornata d'andata che dà fiducia in vista del ritorno sostanzialmente. Dà fiducia, la strada è lunga, quindi noi ad oggi non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo gettato soltanto delle basi per poter fare tanto, quindi l'avete visto pure voi. Il manico è cambiato e la prestazione a mio avviso è stata una bella prestazione, e poi non so se avete notato a fine partita anche il pubblico, il nostro pubblico, come ha sostenuto i giocatori, che scambi ci sono stati tra di loro, quindi tutto questo fa presagire qualcosa di buono per il futuro. Tra motivi di ottimismo anche il fatto che finisce un 2016 che non è stato bellissimo, ce lo mettiamo alle spalle e guardiamo avanti con fiducia. È stato molto brutto, però come in tutte le cose poi della vita, le cose brutte ci aiutano a fare i conti con noi stessi e a migliorare il nostro futuro. Il 2016 ce lo lasciamo alle spalle con qualche, non diciamo rimpianti non ne abbiamo, però qualche delusione, potevamo sicuramente chiuderlo con qualche punto in più, possiamo dire che abbiamo avuto anche qualche fattore contro, e quindi per una questione anche di numeri, secondo me ci sarà qualche fattore anche positivo nel girone di ritorno che ci farà uscire da questa situazione. La categoria la dobbiamo salvare, quello è il nostro obiettivo, l'abbiamo detto ad inizio del campionato, quindi uniti, stampa, pubblico, società, squadra, tutti uniti verso un unico obiettivo, perché tanto poi alla fine ci va bene le opinioni, le parole, tutto, però io lo so perché io parlo con tutti, parlo con la squadra, con i tifosi, parlo con voi giornalisti, posso dire che tutti alla fine vogliamo bene l'Avellino e tutti vogliamo, l'obiettivo di tutti è quello che dobbiamo salvare questa categoria. A questo punto gli auguri ai nostri tifosi. Auguri a tutti di fine anno. E un buon inizio anno a tutta la nostra città e provincia. Molto, ma al di là anche il primo, direi, noi abbiamo forse fatto girare poco la palla, dovevamo superare la prima linea loro di attacco, forse l'abbiamo fatto un po' lentamente, dopo l'abbiamo aggiustata un attimino, era una partita da vincere questa, abbiamo concesso niente a loro, credo che questa è la strada buona per poter risalire piano piano, è ovvio che un po' di dispiacere provo anch'io, no? Volevo vincere perché c'erano le occasioni per vincerla, la squadra sta assumendo la sua personalità, credo che Castaldo sta facendo il lavoro che piace a me, gli esterni oggi erano un po' stanchi, credo che ci possa lavorare su bene. Io in fase di radiocronaca ho detto un pareggio che ci sta stretto, ma sensazioni positive, soprattutto in prospettiva, perché effettivamente la squadra sta acquistando anche una maturità, un modo di stare in campo. Ma io ripeto, io faccio delle strutture durante la settimana dove voglio che si vengano fatte quelle, senza togliere niente alle qualità, anche a Matteo oggi è migliorato tantissimo, Ardemagni, è ovvio che era la prima linea da superare con un po' più di velocità, perché potevamo far gol anche al primo tempo. Se voi avete notato, noi subito pronti via abbiamo preso il pallino e siamo, perché sono convinto che questi ragazzi hanno tanta qualità e voglia di far bene e hanno bisogno di fiducia. Io sono qua e cerco di dare, e oggi abbiamo anche giocato a calcio, e quella è la cosa che devo far capire a loro.
che se noi facciamo le transizioni quelle belle fatte, noi possiamo vincere le partite. Oggi abbiamo girato fortissimamente il secondo tempo, di più la palla, potevamo farlo anche il primo tempo, ma ci sono anche gli avversari. Ecco. Mister, per quello che si è visto soprattutto nel secondo tempo, non è un peccato che arrivi questa sosta? Ma no, solo il secondo tempo, mi consenta. Soprattutto il secondo tempo. Ma anche il primo. Ecco, allora siamo stati padroni del campo del secondo tempo. Ma anche il primo, non abbiamo subito un tiro in porta, insomma. Credo che c'è una mentalità, come ha detto giustamente lei. La sosta, non glielo so dire. Però ci serve anche per fare un po'... di mettersi un attimo seduti e essere un po' più ragionare su cosa bisogna fare. Mister, alla fine ha esultato perché l'Avellino ha superato l'esame di autostima, con l'autostima che è mancata nell'ultima partita. Sì, ho esultato perché è un lavoro, perché non era facile incontrare, tutte le squadre hanno avuto difficoltà e si vede che i ragazzi sono preparati bene durante questa settimana, ecco. Si può dire che l'ottimismo che viene dalle prestazioni viene anche rafforzato dal fatto che se il Latina è una delle squadre che classifica la mano, lotta per non retrocedere con noi, insomma, l'ottimismo può esserci. Ma è indubbio, siamo tutti ottimisti, però siamo anche razionali, no? Nelle cose. Io credo che noi dobbiamo lavorare e credo che, come stiamo facendo, piedi per terra, zitti, camminare e pedalare. Lo stanno facendo tutti i ragazzi e io credo che c'è un coinvolgimento da parte di tutti. Chi entra non fa sentire la mancanza dell'altro, e quello che mi piace più. Perché oggi l'ASIC è entrato molto bene. Non avevo dubbi sull'ASIC, è soltanto che un allenatore delle volte fa delle scelte, però lui ha risposto benissimo sul campo. Grazie, mister. Proprio per quello che si è visto nelle ultime partite, può cambiare qualcosa in sede di mercato? Ma nel mercato abbiamo parlato con la società, penserà i capi, vediamo. Sicuramente io penso che la società non si fa coinvolgere dall'emozione. Sì, senza ombra di dubbio. Oggi abbiamo fatto veramente una grande partita, abbiamo espresso un grande calcio, un grande sacrificio. Solo così può portare punti nella nostra classifica, quindi sicuramente meritiamo qualcosa in più. Però un punto che dà morale a tutta la squadra. Castaldo, che a 5 minuti dal fine percorre 70 metri per rincorrere Ronaldo, è un segnale per tutta la squadra? Sì, deve essere così perché, ripeto, la classifica non è ottimale, quindi c'è bisogno di sacrificio da parte di tutti, soprattutto anche degli attaccanti, quindi il mister ci chiede questo e adesso siamo anche bene fisicamente. L'importante è portare punti a casa, poi il sacrificio va bene. Senti Gigi, si chiude il 2016, l'anno degli allenatori, ben 4, Novellino è il quarto, però sembra che con lui abbiate trovato una certa serenità sia a livello tattico, nel modo di stare in campo. No, ma assolutamente, siamo più quadrati, rischiamo meno rispetto a prima. Dobbiamo solo continuare così, perché le giocate che programmo in allenamento si vedono anche la domenica, quindi l'intesa sta crescendo e dobbiamo solo continuare. Gigi, le premesse per un 2017 sicuramente migliore sembra che ci siano, anche perché adesso c'è la sosta, c'è il mercato e anche se c'è questa frase fatta che è sempre un altro campionato, il girone di ritorno, ma magari è un altro campionato anche per l'Avellino. Ma ce l'auguriamo, ripeto, noi dobbiamo continuare così, se facciamo quello che stiamo facendo nelle ultime partite i punti arriveranno. Anche oggi, ripeto, è stato un peccato perché meritavamo qualcosina in più, però... un punto importante che dà morale, nel 2017 dobbiamo continuare con questa cattiveria, allora sì che vedremo un Avellino diverso. La lucidità, direi, perché facendo una partita di sacrificio credo che quegli ultimi 2 metri di campo, essendo molto grande, manca solo la lucidità. Spero di acquisirla perché per diventare un giocatore completo, me lo auguro tanto. Non so come hai vissuto in settimana, un po' di rumors attorno a te, magari non avrei percepito nulla, però insomma si è parlato di interessamenti dalla Serie A, rimarrai ad Avellino, questo è chiaro, però non so come hai vissuto la settimana. No, mi ha fatto molto piacere magari leggere, perché non sono uno che va a sfogliare i giornali, quindi parlando ho ascoltato alcune voci, ma
Ma nulla di che, perché a me interessa in questo momento solo l'Avellino e fino a fine anno cerco di dare tutto per questa maglia. Il messaggio che vi hanno mandato i tifosi a fine partita? No, nessun messaggio, i tifosi ci sono stati vicino e noi li abbiamo apprezzati molto, li apprezzeremo tutte le partite perché sono veramente fantastici, ci seguono ovunque e noi ricambieremo sul campo. Stasera probabilmente l'Avellino ha perso 2 punti, però ha acquisito maggiore convinzione di potercela fare. Ma non direi perso 2 punti, perché di là abbiamo incontrato una grandissima squadra e sicuramente non ci aspettavamo questo 0-0, perché entrando in campo e giocando facendo le nostre giocate aspettavamo qualcosa in più, però non fa niente, un po' di fortuna che non c'è stata arriverà e continueremo così, sicuramente qualcosa si muoverà.